Ma ditemi un po', fratello Martino, siete in vero sicuro che codesta tisana ai fiori di Bach abbia qualche proprietà rilassante? Credo di sì, santità. Beh, sarà come tu dici, ma io mi sento più nervoso di prima. Vabbè, vediamo a chi tocca ora. Oh signore Iddio, perché ci sottoponi a codesta prova? Che succede, santità? È andato fuori strada un pulmino di suore? Peggio, peggio! Di bambini dell'asilo? No, ma che, magari, quelli andrebbero subito nello paradiso! Vammi a prendere una cucuma di camomilla. È in arrivo una delle creature più snervanti del creato. Buongiorno, buongiorno un cavolo, si sieda. Va bene, ma glielo devo proprio dire, lei è un po' nervoso e questo non dà messaggi positivi al paese, né al mercato e nemmeno all'Europa. Messaggi positivi un cavolo. Calma, sono calmo, mi riferivo a me stesso. Voi non dovreste affatto essere calmo, sta per iniziare lo vostro giudizio. Bene, dov'è il trucco? Quale trucco? La truccatrice, insomma, per il comizio. Ma che comizio? Giudizio! Siamo qui in codesta sede per giudicare i vostri peccati. Un'altra volta. Devo dire che si sbaglia di grosso. Sono pulito come un lenzuolo appena lavato. È andato tutto in prescrizione. Qui non esiste la prescrizione. Ma allora ditelo, siete dei giustizialisti, dei persecutori. No, siete voi che siete dei peccatori impenitenti. Poggiate lo sguardo su codeste pagine. Sono la lista dei vostri peccati. Non ne ammanca uno. Brogli, imbrogli, concussione, corruzione, ricatto, favoreggiamento, evasione fiscale, istigazione a delinquere, finanziamento illecito, trasformismo, opportunismo, nepotismo, bancarotta fraudolenta, falsa testimonianza, finanziamento illecito, frode fiscale, falso in bilancio, abuso edilizio, eccetera, eccetera, eccetera. Che cosa avete da favellare a vostra discolpa? Sono solo calunnie. Ma che calunnie, è tutto documentato! Allora deve essere un complotto o delle fake news, sono innocente! Te lo do io il complotto e le fake news! Per carità, si calmi, santità! Guardi, guardi com'è pentito, si sta schiaffeggiando! Sì, perché vorrei svegliarmi. Stavo tanto bene a collaudare la nuova stagista e tutto un tratto mi sono addormentato e sono finito in questa chiavica di sogno! Ma quale addormentato? Vi è venuto un colpo! Un colpo? Esatto, un infarto! Oh porca mona, è tutta colpa mia! Sapevo che alla mia età dovevo far tutto alla stagista. Ma tutto è bene quel che finisce bene, vero dottore? Ma quale dottore? Beh, scusi primario, com'è permaloso. Allora, quando mi rimandate a casa? Mai! Lei è morto! Lei chi? Comunque si dice morta. Lei è morta. Stiamo attenti con gli aggettivi che le femministe sono sempre pronte a far polemica. Beh, mi dispiace comunque per lei, cioè per la morta. Condoglianze a tutta la famiglia. Sta parlando della mia stagista, vero? La smetta di essere ottimista. Siete allo cospetto di San Pietro. E lui è lo mio assistente fratello Martino. Et voi, Guglielmo Lampacrescia, siete morto et sepolto. Et siamo qui per decidere la vostra pena. Ma la prescrizione? Qui non c'è prescrizione. C'è solo una bilancia. Ove pesare gli peccati su un piatto, et le buone azioni sull'altro, e lei di buone azioni non ne ha mai fatte. Non vedo bilance. È un'allegoria, una bilancia metaforica, personificata in me medesimo. Come volete, ma io ne facevo di continuo di buone azioni. Le buone azioni compiute a ridosso delle elezioni, con i soldi dell'elettorato, non sono buone azioni, sono propaganda. Beh, comunque ho l'immunità io, sono eletto dal popolo. Niente immunità, niente prescrizione. Qui i voti dello popolo non contano un fico secco. Conta solo lo mio giudizio. Beh, quantomeno avrò diritto a un avvocato. Siamo in democrazia. Questa non è una democrazia. E lei sarà l'avvocato di se stesso. Allora, che cosa avete da dire a vostra discolpa? Da piccolo tutti mi prendevano in giro e mi immaginavano. Ma poi mi sono fatto strada. Altro che. Centinaia di migliaia di elettori mi hanno dato il loro voto. Io li ho convinti a farlo con grande sforzo. E se voi foste stati al mio posto, avreste fatto peggio di quello che ho fatto io. Perché siete solo degli invidiosi. Questo vale un pochettino come attenuante, giusto, capo? No, vale come aggravante. Qui c'è scritto tutto.
Non eravate voi ad essere maltrattato ed emarginato. Eravate voi che maltrattavate ed emarginavate, spalleggiato da quelli che vi davano seguito. Ora sa cosa fa lei? Segue questa nuvola e va là, in fondo a destra. E prende l'ascensore per andare in un posto dove troverà un sacco dei suoi colleghi. Soprattutto quelli più illustri. Sappia che non finisce qui. Ecco, invece sì. Finisce proprio qui, per voi. Avete mandato anche lui da Freud? No! L'ho destinato in uno girone fatto istituire proprio da me medesimo per gli politici. Lì costoro terranno comizi su comizi per tutta l'eternità, di fronte a folle sterminate di elettori. E alla fine di ogni comizio, ogni elettore tirerà loro una pedata sullo sedere.